Un adolescente si trovava in una camera il cui pavimento era verde, le pareti erano verdi, il soffitto era verde e la luce era verde neon. Qui era circondato da uomini, la cui testa era quella di un enorme suino, oppure di un caprone. Erano armati con enormi macete insanguinati e arrugginiti. Quei mostri si avvicinarono verso di lui, uno di loro lo schiaffeggiò, e l'adolescente subito lo guardò con due occhi infuriati, pieni di un odio cieco e carico di consapevolezza, come di chi aveva vissuto di mille volte peggio nell'ultimo mese. Il ragazzo saltò obliquamente, scivolò sotto le gambe del mostro e poi si rialzò sgambettandolo, prendendogli il macete e piroettando dietro l'altro che subito sgozzò, e poi usarlo come scudo umano contro un altro ancora, gettandolo sopra un altro ancora ed infine andando dietro ad uno degli altri assalitori. Non sono io ad essere rinchiuso con voi. Siete voi ad essere rinchiusi qui con me, disse il ragazzo. E in quella stanza seguirono urla atroci e terribili. Anche stavolta la stanza non fu accesa, per fortuna. Anche stavolta fu riaperta, e ad emergerne c'era solo il ragazzo, ancora vivo ma ricoperto di sangue. Non basta, non basta, disse il dittatore. Deve odiare di più. Torturatelo, massacratelo, date gli avversari più forti. Non bastano più nemici così deboli. Se non prova puro terrore, non uscirà fuori il suo vero potere. Nel corso degli anni, nel monastero della Balena Blu, gli venne insegnato ad odiarsi, ad odiare se stesso e il prossimo, e venne riempito di un viscerale disprezzo per la vita, trasformandolo in una macchina di morte. Divenne uno dei guerrieri più forti in assoluto, nonostante la sua giovane età. E quando il dittatore perse il potere e venne addirittura deposto, rimase senza uno scopo, pieno di odio verso tutti. Verso il dittatore che lo aveva torturato, verso coloro che deponendolo gli avevano tolto un senso. Io ti capisco, gli disse un altro bambino in orfanotrofio, con cui ogni tanto si confidava perché era molto estroverso, ed anzi era stato lui ad approcciarlo con insistenza per fare amicizia. In questo momento vorresti veder bruciare il mondo, ma c'è qualcosa che puoi fare. Il dittatore cercava di usare maschere di maiali per deumanizzare i tuoi nemici e facilitare il tuo odio verso di loro. Io posso insegnarti a controllare la tua rabbia. Io posso incanalarla in uno scopo. Quello che vorresti fare agli altri, quello che vorresti fare a te stesso, fallo su questi maiali. Trova lavoro come macellaio e un giorno forse mi aiuterai. Potremo rendere questo mondo migliore, ma per farlo dovremo rompere molte uova per fare la madre di tutte le omelette. Non sono altro che maiali, Mios. Tu sei più del tuo odio. Hades, disse Mios, invocando il demone. Dimmi cosa è successo. Io non sono sicuro. Dimmelo! È morto. Roman è morto sul colpo. Non posso farci nulla. La sua anima ci ha lasciato il corpo. Mi dispiace. Quando Mios seppe della morte di Roman, aveva urlato, un urlo disumano, udibile a chilometri di distanza, pieno di furia disumana per la fine dell'uomo a cui teneva di più a questo mondo, iniziò a massacrare tutti coloro che aveva di fronte, i suoi stessi soldati, che terrorizzati non osarono ribellarsi, sapendo sia che era futile, sia che la sua furia di fronte alla ribellione peggiorava, ed infine paralizzati dal terrore puro. Mios massacrò un soldato, due soldati, quattro, otto, andò avanti nella sua strage come un mostro spietato, divorando e macellando tutti quelli che aveva a tiro mentre urlava nella sua furia omicida. Quando si risvegliò dal suo stato di trance, era immerso in una pozza di sangue, con parti di cadavere ovunque nella stanza. La stanza verde, dove tutto era iniziato. Lui ora si ritrovava lì, stringendo il corpo del suo amico. Non ricordava per quanto tempo avesse proseguito il suo massacro, forse per ore, forse per mesi. Accarezzò il cadavere, con le lacrime di sangue che calavano dalle bende, ricordando come Roman gli diceva sempre che lui era più del suo odio. Così mi raccontava Roman. Sono stato il suo braccio destro da allora. Da quando mi ha dato un modo per controllare la mia furia, da quando ha trovato un senso alla mia vita. Ma da quando è morto ed io sono diventato il nuovo imperatore di Iperborea, sono scoppiate rivolte ovunque. Mi diceva sempre che esageravo un po' con le repressioni, ma ora lui non è più qui.
Questo mondo ti toglie tutto quello che ami e che ti ama a sua volta. La morte di Roman è la prova che essere troppo moderati e gentili è qualcosa di futile. Questo mondo ti toglierà tutto quello che vuoi. E io dovrei forse perdonare questo mondo? No. Lo vedrò bruciare. Roman mi ha sempre detto che un grande male sta arrivando e che la Terra deve essere militarmente pronta per allora. Raddoppierò la leva obbligatoria e le pene per i disertori. L'intera industria deve essere riconvertita in senso militaristico, o non sopravviveremo. Hades, queste vite che ho preso, le cedo a te. Ma in cambio dammi la mia vendetta. Voglio le vite di tutti coloro che sono stati responsabili della morte di Roman. Voglio le loro teste. Portamele. È un contratto ad importelo. Portami tutti i traditori. E soprattutto, portami il mandante, l'esecutore ed il traditore. Non posso portarti il mandante. È un mago troppo potente persino per un demone come me. Ma posso mandarti il traditore. Era Zion. Lo sapevo. E chi è stato l'assassino? Lui dovrà pagare più di ogni altro. Lei. Lei? È una ragazza. Lou Lancelot. È stata lei a farlo fuori. Una Lancelot. Ma non erano morti tutti? A quel punto Mios si ricordò che erano morti tutti, non tutte. E perché mai ha ucciso Roman? Cosa mai gli ha fatto? Roman ha sempre voluto bene a tutti. Non voleva fare del male ad una mosca. Io sono qui per lavorare per te, Mios. Però davvero sei convinto di quello che chiedi? Davvero in tutta la vita di Roman, che tu conoscevi meglio di chiunque altro, non ti viene in mente nulla che Roman potrebbe aver fatto per ottenere lo... Mios rimase in silenzio mentre il demone spariva. Hades comparve per primo di fronte a Zion. Ti stavo aspettando, Hades. So già perché sei qui. E so già che riuscirai a catturarmi. Anche se non c'è bisogno della preveggenza per sapere una cosa del genere. Non farò resistenza. Anzi, ti aiuterò a catturare anche gli altri. Evitiamo combattimenti inutili. Tanto nessuno di loro riuscirà a resistere. Disse Zion. Egli indicò i nascondigli e i tentativi di fuga di ognuno di loro. Passarono dall'area 51, dove il demone facilmente passò. Le guardie non osarono sfidarlo, visto che ricordavano cos'era successo l'ultima volta che lui era entrato. Lì trovarono la donna, a capo di tutta la base, che guardava un quadro vuoto appeso alla parete. Va bene, verrò con voi senza fare resistenza. Ma sappi questo, prima che questa storia sarà finita, o saremo uniti, o saremo divorati tutti ugualmente. Forse a te non interessa perché sei già morto, ma c'è ancora speranza per te di non morire per sempre. Non c'è alcuna speranza per me. Io sono solo un demone e devo solo obbedire ai contratti. Disse Hades. Ed infine, non senza dolore, Hades arrivò dove Lou era latitante, dopo il tirannicidio. Lou non pianse e non supplicò, ma era sorpresa e delusa. Credevo che fossi un amico. Credevo che ci avresti aiutato. Alla fine, i demoni sono sempre demoni. E non c'è speranza per loro. Ti direi di andare all'inferno se non fosse che ci sei già dentro. Hades non disse nulla. Era la prima volta da millenni che nell'obbedire ad un ordine si sentiva così male. Tutti loro vennero portati in un campo di prigionia e Lou venne chiamata per parlare con l'imperatore in persona. Gli altri diedero un consiglio ciascuno. Spingi sull'empatia. Ha un passato oscuro quanto il tuo. Disse Zion. Sta attenta, non mostrargli paura o rabbia. Disse Beta.
Hades scortò Lu sull'ascensore che portava all'imperatore. Non ti vergogni di quello che stai facendo. Tuo figlio ha lottato per aiutare il prossimo. Se ha fatto quella fine, è stato per colpa tua. Non è possibile resistere al proprio destino, anche quando questo ti porta a fare qualcosa che sembra... Questo è sbagliato e basta! Non c'è nulla di nobile nel fare il sicario! Tuo figlio sarebbe disgustato! Sì, lo so, ma lo faccio per lui. Arrivarono alla sala del trono. Bene, bene, bene. Lu Lancelot. Tecnicamente siamo rivali, visto che tu sei la figlia del dittatore. Sei la sua erede al trono. Un imperatore contro una dittatrice. Mi chiedo chi l'avrà vinta. Io non sono come te. Tu sei un assassino. E perché? Tu cosa hai fatto con il mio amico? E tuo padre cosa ha fatto con me quando ero piccolo? Ce l'avete tutti con mio padre. Io non ho scelto di essere sua figlia. Non voglio avere niente a che fare con lui. Non posso cambiare il mio DNA. Tu invece puoi scegliere di essere come colui che ti torturava. E lo stai facendo di proposito. Come osi? Io sono totalmente diverso dal dittatore. Io lo faccio per un fine superiore. È la stessa cosa che diceva Roman quando uccideva coloro che mi volevano bene e che volevano solo proteggermi. Siete così presi dai vostri piani che non considerate che potreste aver torto, che potreste non avere il diritto di fare così tanto male. Dimmi una cosa. Hai mai solo una volta considerato che Roman potesse sbagliarsi? Come ti permetti? Roman era un santo e tu lo hai ucciso. Non mi è piaciuto farlo, ma lo rifarei. Mi dispiace. In quel momento Roman si rese conto di alcune cose. Lo sguardo della ragazza era cresciuta e chiaramente non era più la ragazza timorosa che aveva studiato un tempo. Era decisa e pronta a fare cose irrimediabili. In secondo luogo, lei era triste, non lo faceva sfogando il suo immenso odio, lo faceva a malincuore a differenza sua. Ed infine, lei lo avrebbe rifatto. Era decisa nella sua azione a differenza sua, che era pieno di timori e pentimenti ogni singolo giorno. Io sento che c'è ancora del buono in te. Sento che non sei felice con quello che hai fatto. Cosa fai? Leggi nel pensiero? Sei forse russa? Io sono felicissimo così. Hai ancora la possibilità di redimerti. Non devi diventare come questo demone accanto a me. Ora basta parlare. Hades, massacrala! E così Hades iniziò a usare fiamme terribili per torturarla, e le sue urla echeggiavano nella stanza, e Mios osservava quell'orribile spettacolo, e dentro di lui sentiva un disagio sempre più grande, l'ennesima vittima collaterale, l'ennesimo male minore, l'ennesima goccia di sangue a macchiare le sue mani. Quelle urla atroci lo torturavano, e alla fine non ce la fece più. Fermati, Hades, basta! Ho cambiato idea, lasciala stare! Ma Hades non si fermava e continuava a torturarla. Smettila, basta! Ho capito! Mios saltò addosso al demone, lo spinse di lato e quest'ultimo cadde per terra frantumandosi in mille pezzi di pietra. Hades, mi dispiace. È colpa mia. Hai solo obbedito ai miei ordini e ne hai pagato le conseguenze. Ho sbagliato. Mi dispiace. Ma quei pezzi di pietra ricordavano una statua, la statua di uno strano gallo o un serpente. Non ricordava in nulla l'enorme debole che lui conosceva, e guardando in alto, Mio sfide Hades e Lu, in piedi, vivi e vegeti. Hades, ma sei vivo? E anche lei? Che cosa significa questo? Io ti ho ordinato di portarmeli e ucciderli tutti. No, non mi hai dato nessun ordine. Perché non mi hai offerto alcun sacrificio? Ma cosa dici? Io ti ho offerto il cuore di tutte le mie vittime quel giorno. Mi hai offerto solo il cuore di un maiale.
anzi, di un sacco di maiali. Quel giorno io ho ingannato la tua mente e invece di farti uccidere i tuoi soldati, ti ho fatto accanire sui cadaveri di un esercito di maiali che erano già morti in quel luogo. La Porta Verde. Tu non hai ucciso nessuno. Non hai fatto alcun sacrificio e quindi io non ho obbedito ad alcun comando. Anche adesso ti ho ingannato mostrandoti un'illusione. Non è avvenuta nessuna tortura. Ma allora, perché mi hai portato tutti loro? Di mia spontanea volontà. Perché abbiamo bisogno di tutti loro insieme. E perché dovevi incontrare la ragazza che odiavi di più. Per capire che ti sbagliavi. Mi dispiace se ho ucciso il tuo amico. No, hai fatto bene. Aveva esagerato. E io più di lui. Anzi, è colpa mia. Lui è stato carnefice, ma anche vittima dei miei consigli. Dovevo essere io a morire quel giorno. Non lui. Non dire così! Disse un uomo. Anzi, erano due. Erano due astronauti americani che comparvero alle loro spalle. C'è ancora tempo per redimersi. Dobbiamo riunirci agli altri, sbaragliare gli ultimi soldati del basilisco e tornare nel Deep Web, dove si trova la nostra unica speranza. Ma gli altri sono prigionieri. Li sottovaluti. Sono già evasi prima che arrivassimo noi. E dalla porta arrivarono tutti loro, armati fino ai denti, che puntarono i fucili. No, non sparategli! Sta con noi! Stanno tutti e due con noi adesso! E così si ritrovarono tutti insieme. La donna del quadro, detta Beta, finalmente con il suo corpo fuori dall'area 51. Zion, il preveggente, detto Gamma. Lou, Lancelot, l'ultima de Lancelot, detta Zeta. Hades, il demone pentito, detto Iota. Mios, con i suoi due lupi giganti, detto Lambda. Ed infine, due uomini con la tuta da astronauti. Tutti insieme sbaragliarono le guardie del basilisco ed iniziarono a correre fuori dalla base. I due, a quel punto, dissero mentre altri riprendevano fiato: «Ci ha aiutati un amico, ci ha tirati fuori da una brutta situazione e ci ha detto di mandarvi un messaggio. Ricordate, lei è mostruosa, ha un potere infinito. Tutti noi, esseri viventi, rifuggiamo la morte e il buio. Lei invece ci si immerge liberamente, entra ed esce dal non essere come se nulla fosse. Mentre lo addestrava e gli chiese di divorare un intero universo con tutti i suoi abitanti, lui si rifiutò. E lei, per impressionarlo, assunse la sua forma parziale, una terribile apocalisse di mani scheletriche, occhi e anelli, e disse: «Sono diventata morte, la divoratrice degli universi. Lo reincontreremo all'alba del 198esimo giorno. Il suo potere ora è troppo grande e non può attirarla qui con la sua presenza. È un potere così grande che non lo controlla più. Rischia di diventare un mostro se aumenta di poco. Anzi, è già al limite così. Non sa per quanto tempo potrà rimanere ancora umano». Si ringrazia Gabriele Artusio per i disegni esclusivi che avete visto in questa storia. Trovate il suo sito in descrizione. Si ringraziano anche il Fantastomondico, The Observers, Giorgio Giuli, Amico Diverte, Svet e Vir la Forza delle Parole per averci prestato le loro voci. Trovate i loro links sempre in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace e ad iscriverti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.